Stefano Salieri, seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina Basket, terza nelle ultime quattro, tutti segnali molto positivi di una squadra che comunque continua a vincerle difendendo con grande fisicità. Beh, io direi che questa era un, non dico uno spartiacque perché è una parola troppo grossa, però era una partita importante nel cammino nostro. Abbiamo dato continuità alla vittoria esterna, perciò questa è stata una cosa molto positiva. E la cosa che io reputo più positiva in assoluto è il fatto che abbiamo vinto ancora grazie alla difesa, tenendo una squadra a un punteggio che segna tanti punti a un punteggio così basso. Perciò vuol dire che insomma stiamo lavorando bene e la strada che dobbiamo seguire è questa, un passo alla volta. Però adesso direi che ci sono dei segnali positivi proprio per una crescita, una compattezza di gruppo che la difesa penso abbia esplicato nella maniera migliore. Ti aspetti magari, Stefano, di vedere anche una Fiorentina che corra un po' di più in contropiede, che sia più brava anche ad andare a campo aperto, perché con tutti gli atleti che hai a disposizione probabilmente questa è una cosa da sfruttare di più? Ma sì, adesso stiamo anche lavorando su questo. Abbiamo perso alcuni palloni cercando di fare più contropiede, però dobbiamo fare un passo alla volta perché la partita di oggi era anche molto delicata e c'era anche paura di sbagliare. Tutte le volte che mettevamo il naso avanti loro sono stati bravi a riprenderci. Devo anche dire che oggi abbiamo avuto una grandinata di falli così abbastanza inusuale per una partita in casa con due squadre che difendevano nello stesso modo aggressive, perciò questo sicuramente ci ha anche un pochino intimidito. Il lavoro di contropiede lo dobbiamo fare, dobbiamo svilupparlo anche prendendo magari qualche rimbalzo un po' più pulito. Sei d'accordo se ti dico che la Fiorentina oltre a Turi ha trovato un altro leader, Jacopo Valentini? Sicuramente, Jacopo è un giocatore che ho voluto fortissimamente, che la società mi ha accontentato nel prendere, un giocatore che tra l'altro inseguivo già anche ai tempi di Bologna, perciò ho tanta stima in lui. Lui in campo trasmette tranquillità, ma però è anche soprattutto da un esempio di tanta consistenza e questo è importante, sia in allenamento che in partita. Direi che il suo arrivo ha cementato e ha fatto decollare il gruppo assieme al rientro di Bianchi in squadra. Le ultime due partite del 2015, cosa ti aspetti? Dai un'occhiatina anche a quella zona sopra i play-out che adesso, attendendo anche i risultati di domani, comunque è alla portata della Fiorentina. Ma noi dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare, non è che dobbiamo guardare tanto più avanti. Adesso abbiamo già fatto un passo importantissimo a guadagnarci questi 8 punti, dobbiamo giocare partita per partita con questa determinazione qui e questa intensità qui. Dobbiamo crescere ancora, sono contentissimo della crescita di Lasagni che ha dimostrato anche maturità non accusando più le partenze in quintetto e anzi ci ha dato punti importanti e ci ha dato una buonissima pericolosità dall'arco. Bianchi deve riprendere pian piano la forma fisica ed è sulla strada giusta. Mi sembra che anche Valentini sia su questa strada per un recupero suo ancora al 100%.